Buonasera e buona domenica, ben ritrovati con l'informazione di TG Padova. Ricapitoliamo insieme a voi i principali fatti della settimana. Di solito i padri cercano di far star bene i figli, no? Io credo che l'ospedale di Padova sia una delle poche situazioni in cui i padri stanno molto meglio dei figli, perché i bambini sono messi molto peggio di quello che è il ricovero dell'adulto. È duro Franco Masello, presidente della Fondazione Città della Speranza, che dal 1994 si occupa di sostenere la ricerca contro le neoplasie infantili. La struttura di pediatria, dice, da decenni non è più in grado di ospitare i reparti d'eccellenza che curano i bimbi da tutta Italia. La scuola pediatria, da quando ho iniziato con Città della Speranza, che già la situazione era disastrosa, abbiamo posto rimedio per il reparto di oncomatologia pediatrica, quindi di fatto abbiamo dato un po' di fiato a proseguire con la vecchia pediatria, però oggi, essendo la pediatria un'eccellenza non solo regionale, attira qua molti bambini che vengono anche da fuori, che hanno il diritto di essere curati come gli altri, e ovviamente gli spazi sono assolutamente insufficienti e indecorosi soprattutto. Nei passi fatti in avanti nella ricerca devono essere corrisposti con strutture degne, e finora nessun progetto per la pediatria è stato concretizzato. Degrado assurdo, le responsabilità ci sono, e sono responsabilità puramente politiche, perché la parte economica viene dopo le decisioni politiche. Oggi è da ormai 10 anni che si rimbalzano di qua e di là dove fare questo ospedale. Io non auguro del male a nessuno, ma che qualcuno di questi politici avesse un figlio ricoverato e si trovasse per qualche settimana a vivere una situazione in cui i genitori si trovano, penso forse agirebbero in maniera diversa. Per Masello la soluzione deve arrivare il prima possibile. Direi che una soluzione ipotetica seria potrebbe essere il Sant'Antonio. Per quale motivo? Prima, perché è all'interno della città; secondo, perché è vicino all'università, visto che la clinica è una clinica pediatrica. Non si dovrebbe però commettere l'errore di trasferire lì soltanto una parte, ma di ricreare la nuova pediatria lì. Si risparmierebbero poi di soldi nel farla quella nuova, dove quella nuova potrebbe essere il nuovo ospedale, e magari un domani il vecchio ospedale diventare il grande ospedale pediatrico. Oggi non rimane che il tronco tagliato di questo cedro, che ieri pomeriggio ha rischiato di cadere addosso alle tante persone che normalmente affollano il mercatino di Piazzola l'ultima domenica del mese. C'era il temporale quando uno dei rami si è staccato ed è crollato a terra su una bancarella gestita da una famiglia di cinesi. In 4 sono rimasti feriti in modo lieve. Formalmente è stato aperto un fascicolo in procura. I proprietari dell'albero, che si trova nel giardino di un palazzo della Banca Cariveneto e di un privato, dicono che le manutenzioni erano in regola. Sono assicurato, assicurata che la banca, la borsa che va, ma siamo assicurati, per noi il ragazzo si è fatto quasi niente, era un ginocchio, non è come si vede sul giornale che è gravissimo, ho parlato col papà. Senta, ma veniva fatta la manutenzione, i controlli, quest'albero venivano fatti? Sì, che venivano tanto gli uomini. Buttare i rami? Esatto, dopo vediamo comunque. Lei era a casa quando è successo ieri? Sì, era il mercatino, sì, ero a casa. Il sindaco Enrico Zinna ha ricevuto in mattinata i periti dell'assicurazione, che hanno portato tutte le carte e anche gli attestati dell'avvenuta manutenzione. Come comune comunque ci siamo già resi parte diligente per capire le eventuali responsabilità relative, e siamo a disposizione appunto delle autorità inquirenti. Sono intervenuti i carabinieri che stanno appunto approntando delle indagini, e siamo qui pronti a sentire di cosa hanno bisogno. Ci sarà una valutazione anche di altri alberi secolari per vedere qual è lo stato di salute? Noi abbiamo già l'anno scorso fatto una mappatura di tutti gli alberi di proprietà pubblica, proprio un georilevamento, quindi conosciamo lo stato delle piante di nostra proprietà. Siamo un po' preoccupati per i tigli di Via Dante, perché c'è un nuovo batterio che sembra attacchi l'apparato radicale, ma al momento situazioni di rischio come quella che si è presentata ieri non ne abbiamo. Il bando per Piazza Rabin prevedeva la realizzazione di un parcheggio interrato da 600 posti, ma il Comune ha rivalutato il progetto decidendo di farne uno in superficie da 400. Una procedura irregolare, dice il PD, che ha depositato un esposto all'autorità anticorruzione. I consiglieri comunali hanno chiesto di conoscere i termini della trattativa privata e non hanno ricevuto nessuna risposta, e sono decorsi 30 giorni previsti dalla legge. E questo è un aspetto, diciamo, formale, ma l'aspetto sostanziale è che l'amministrazione ha deciso di cambiare l'oggetto dell'appalto, in termini tecnici si chiama rinegoziazione di un appalto,
e questo non è consentito se non attraverso il bando di una nuova gara. E del resto è evidente, perché altrimenti appunto vengono aggirate le norme sulla concorrenza. La versione del Comune, che nel 2015 aveva deciso di non procedere agli scavi sotterranei, è che la retromarcia sarebbe costata alle casse pubbliche 1 milione di euro, ovvero il 10% dell'intero valore della gara, pari a oltre 10 milioni di euro. Quindi serviva rinegoziare e ripartire con un progetto nuovo, che prevederà comunque il rifinanziamento tramite un project financing. Ma la gara in questo modo cambia in modo sostanziale, dice il Partito Democratico, e andava senza dubbio rifatta. Ora le carte sono sul tavolo dell'autorità anticorruzione. Per la prima volta oggi i periti della Procura sono saliti al piano superiore della villetta di Freddi Storgato per trovare impronte che dovrebbero confermare o smentire la versione di quanto avvenuto la notte tra il 15 e 16 gennaio data da Manuela Cacco. In particolare la lente del medico legale entrerà nella camera da letto del principale imputato. Un'analisi importante per la famiglia Noventa per capire se la Cacco possa davvero aver dormito in quella casa la notte in cui Isabella è morta. La tabaccaia di Campo Nogara, infatti, ha più volte cambiato versione su questo punto. In un primo momento aveva raccontato di essere tornata a dormire a casa da sola dopo aver ballato per alcune ore insieme a Storgato in discoteca. Solo in un secondo interrogatorio ha spiegato di aver trascorso la notte in via Sabbioni insieme a Freddi. Nel frattempo potrebbero iniziare a breve una nuova serie di ricerche dei resti del corpo di Isabella. Stavolta però sarà la stessa famiglia Noventa a condurle con l'aiuto dei cani molecolari. Il legale infatti avrebbe individuato un punto ben preciso dove il cadavere potrebbe essere stato nascosto. Nessuna anticipazione su questo fronte, l'unica cosa certa è che, a differenza di quanto successo nei mesi successivi dalla scomparsa, non si cercherà in acqua ma sulla terraferma. Insulti pesanti e auguri di morte è arrivata a dineggiare ad Hitler e al suo operato, rimpiangendo che non avesse fatto altrettanto con le popolazioni del Maghreb. L'odio razziale è esploso in una palazzina Ater dell'Arcella a Padova. Dovete morire bruciati tutti, voi e i vostri bambini, è solo una delle tante minacce rivolte da una signora padovana nei confronti di una famiglia marocchina che abita nello stesso condominio. La mamma e la sua bimba sono colpevoli di aver disturbato il riposo della 59enne che, al culmine di un violento litigio, ha preso a calci e sputato contro la famiglia di stranieri e ha inneggiato la pulizia etnica di Hitler, dicendo: uno di giusto aveva fatto pulizia ma non è riuscito a finire l'opera. Parole terrificanti. Il fatto risale allo scorso 22 aprile. Erano intervenuti anche i carabinieri, testimoni loro stessi dell'aggressione, delle offese a dir poco brutali e pesanti. La procura di Padova per questo ha deciso di aprire un'indagine. La donna è stata rinviata a giudizio e andrà a processo con l'accusa di apologia dei crimini contro l'umanità, minacce e percosse, con l'aggravante della legge Mancino. Un caso che ricorda per molti aspetti quello di Dolores Valandro, l'attivista leghista che nel 2013 con un post su Facebook aveva augurato all'allora ministro Cécile Kyenge di essere stuprata. Per questo è stata condannata nel 2015 a 13 mesi. La 59enne dell'Arcella rischia fino a 7 anni. I padovani hanno condannato l'episodio xenofobo. Penso che sia giusto, perché penso che sia vergognoso che arrivati nel 2016 delle persone vengano insultate semplicemente per il paese dal quale provengono. Siamo in Italia, Padova è una città multiculturale, quindi penso che la signora meriti tutto quello che le verrà fatto. È vergognoso che nel 2016 le persone vengano ancora discriminate per motivi razziali o etnici, insomma. Rischia una pena piuttosto considerevole, con il carcere anche. Cosa ne pensi? È un po' delicato, diciamo che qua a Padova il razzismo spopoleggia. Ecco. Io penso che la signora ha esagerato, forse non conosce Hitler. Nominare il nuovo direttore generale che guiderà l'USL 16 dopo che Claudio Dario ha lasciato l'incarico per andare a Trento, ma soprattutto risolvere il problema del reparto di pediatria. È chiara la posizione del governatore Zaia in merito. Innanzitutto c'è da nominare il nuovo direttore generale della provincia di Padova. Di fatto oggi lo è a pieno titolo, visto e considerato che sarà titolare sulla 16 e poi commissario nelle altre ULS. Però c'è anche da dire che il nuovo piano, la nuova legge della sanità è pronta. E dico che rispetto alla pediatria facciamo lavorare i due direttori generali che trovino la soluzione migliore per dare una risposta a questi bimbi, e non precluderei nessuna via e non starei lì a indicare nessuna via.
Il presidente Zaia dunque non indica alcuna via, ciò che conta è soprattutto il bene dei bambini che hanno bisogno di essere curati e accuditi con l'eccellenza che da sempre contraddistingue la sanità padovana. Da troppo tempo la pediatria infatti presenta carenze strutturali con spazi angusti per i bimbi malati e per i loro genitori, una situazione al limite denunciata dai medici e che Rete Veneta racconta da giorni chiedendo che venga al più presto presa una decisione sullo spostamento in una struttura adeguata. La mamma si sentiva fare parte anche lei dell'Italia, cioè ti sentivi importante. Antonietta Ariello oggi ha 91 anni, il 2 giugno del 1946 ne aveva appena 21. Era giovanissima ma consapevole che quella data avrebbe segnato la storia del suo paese e cambiato la vita di tutti gli italiani. Sentivo fare parte come si dice, dell'Italia, fare parte dell'Italia unita. Ne era certa quando si recò con la sua famiglia al seggio per votare. Doveva scegliere la Repubblica o la Monarchia. Votava per la prima volta, come tutte le donne italiane. Antonietta, che vive a Villa Franca Padovana, ricorda le emozioni di quel giorno. La guerra era finita da ormai molti mesi e il paese aveva un'occasione per ricominciare, chiamando il popolo a decidere per la forma di governo e ad eleggere i componenti dell'Assemblea Costituente, che doveva redigere la nuova Carta Costituzionale. Non erano tutti uguali, non era uno vestito meglio, uno vestito peggio, si era vestita col vestito da festa. Con l'unico vestito buono Antonietta andò a votare, a 21 anni si sentiva la responsabilità della sua scelta. Ho pensato a tante robe, come si dice, adesso il mondo è unito, l'Italia è tutta unita e si va d'accordo, si fa le cose assieme. Sono passati 70 anni, possiamo dire cosa ha votato quella volta? Cosa scelse? Per la Repubblica. Ma aveva speranza nella Repubblica che cambiasse qualcosa? Tanta, tanta, perché quegli anni si erano quasi tutti poveri uguali. Insieme a lei c'erano anche il futuro marito, Angelo, anche lui scelse per la Repubblica. Oggi, a distanza di 70 anni, lei continua a seguire le vicende politiche del suo paese e dà un consiglio ai giovani. Che vadano a votare, perché è un dovere sacrosanto, se si italiani deve votare. Un fascicolo aperto in procura sul nuovo ospedale, non ci sono indagati né ipotesi di reato, per il momento si tratta di un'indagine conoscitiva. La magistratura padovana vuole far chiarezza sulla compravendita di terreni nell'area di Padova Est, dove, secondo i piani dell'amministrazione padovana, dovrebbe sorgere il nuovo ospedale, dopo il via libera ricevuto dalla commissione regionale che ha definitivamente accantonato l'ipotesi di Padova Ovest, scelta durante la giunta Zanonato-Rossi. I privati che hanno comprato i terreni a Padova Est sapevano che di lì a poco quell'area sarebbe stata scelta come sito del nuovo ospedale? Questo è l'interrogativo a cui la procura vuole dare una risposta. Noi abbiamo cercato solo di capire come mai alcuni privati fanno un'enorme attività speculativa su un terreno, certificando mesi prima che il sindaco lo annunciasse alla città che erano in qualche modo a conoscenza che proprio su quell'area sarebbe ricaduta la scelta del nuovo ospedale, cosa che poi è successa, ma 4 mesi dopo. Per di più, pare che ci siano dubbi anche sulle criticità idrogeologiche dell'area di Padova Est, preferita a Padova Ovest, da sempre ritenuta da alcuni ad alto rischio. Qui ci sono funzionari del Genio che in un'inchiesta dicono di aver ricevuto pressioni per dire che l'area di Padova Ovest era a rischio idrogeologico. Molto strano. Anche su questo la magistratura deve indagare. Sappiamo tutti che il Ministero dell'Ambiente, un suo ente, ha certificato che l'area di Padova Ovest è a minor rischio ideologico dell'area di Padova Est. Ci sono troppe vicende strane in questa vicenda, è ora di far luce. Ora i consiglieri comunali DEM chiedono spiegazioni al sindaco Bitonci. Noi vogliamo che su un tema così cruciale sia convocato un consiglio comunale che abbia l'unico punto dell'ordine del giorno tutti gli elementi che il sindaco può fornire per far la chiarezza che i padovani meritano su questa vicenda. Grazie di essere stati in nostra compagnia e buon proseguimento di serata con Rete Veneta. Arrivederci.